a tutti. Allora, oggi è il 15, mi pare, di luglio. Siamo a metà luglio e niente, noi non abbiamo fatto ancora nulla perché, come sapete, non stiamo tanto bene, ma soprattutto loro non sono più andati neanche all'asilo. Ora vediamo un attimo sta settimana, domani se riesco. Andrea esce. E stavo dicendo, oggi devo assolutamente, cioè ho un sacco di cose da fare, come al solito reel, video YouTube, un sacco di cose, ma a parte questo voglio proprio liberare qua, pulire un po' casa. Allora, intanto ovviamente, vedete, siccome ho i bimbi in casa, cioè loro lasciano tutto per terra, quindi voglio cercare di togliere le cose, anche se poi le rimetteranno, chi se ne frega, però togliere un po' tutte le robe. E cioè, questo l'ho fatto 5 minuti fa, nel senso, e pulire per bene. Poi voglio anche togliere, perché noi prendiamo le cose, le bollette, le mettiamo qua, insomma, le medicine. Cioè, voglio anche un attimo sistemare questa libreria e voglio fare un po' di crescita personale. Poi sempre allenamenti, insomma, sempre le mie cose, ovviamente, per cui non transigo e che mi fanno stare bene soprattutto. E niente, e motivarvi, ecco, anche un po' a voi a fare altrettanto. E dicevo, se riesco, fare un po' di decluttering, quindi buttare via un po' di roba che quando io sto male, male tra virgolette, cioè sia fisicamente, soprattutto mentalmente, ho bisogno proprio di liberare. Ho proprio questo, la sento, sta necessità di liberarmi di cose inutili. E aspettate che giro questo coso qua. Chissà se qualcuno mi sa indicare questi profumatori, cioè uno che veramente si sente tanto. Questo si sente tanto, a dire la verità. Però ecco, che non costino un fottio, fatemi sapere. E niente, vi porto nella mia giornata. E di nuovo qui. Sono le 10:30 già. Io mi sono fatta un bello sfogo di pianto e penso che ancora in realtà non ho del tutto sfogato. Mi serve ancora un attimo per sfogare. Ho fatto tipo un'ora, forse di più, essere incazzata nera. Non lo so, incazzata nera col mondo. E quando dico incazzata nera col mondo, ovviamente vuol dire incazzata nera con me stessa. Quindi poi arrabbiata anche con Asia Andrea e non c'entravano niente ovviamente, cioè non è che ho fatto qualcosa, alla fine le ho detto solo di sistemare, di giocare, però mi sento comunque in colpa per il modo in cui gliel'ho detto, no? Ora ancora mi sto sfogando, non so neanche se metterò mai questo video, probabilmente no. No, basta, non troppo, sennò fa male al legno. Ciao a tutti, oggi è il 16 luglio. Avevo provato a registrare anche ieri, però poi mi sono persa in giornata no, che devo dire la verità è durata poco, o meglio, ieri mi sono sfogata proprio per bene bene. E io per sfogata bene intendo proprio piangere perché mi fa sfogare. Nonostante lo sapete, o se non lo sapete, ve lo dico io, che io sono una che non si lascia abbattere molto facilmente e che cerca di fare sempre tante cose appunto per avere sempre, per non avere tempo poi di pensare, e questa è un'ottima soluzione, no? Però mi rendo anche conto che ovviamente ci sono dei giorni in cui, cioè, neanche io riesco e mi devo sfogare proprio. Piangere per poi ripartire. Questo
Questi pantaloncini devo togliergli i peli, non so se li vedete, ma questa birbetta qui praticamente si è seduta sopra e mi ha lasciato tutti i peli, quindi devo prendere il coso del pelucco dei peli, il rullino, insomma, come si chiama, e toglierglieli. Nel frattempo sistemo anche qua un pochino in bagno, perché come vedete, non so se si vede, ieri hanno fatto il bagno, quando fanno il bagno ci sono una marea di sporchi.